deciso di costruire il portale di ossidiana e di dirigerci all'interno. Ma ci siamo resi conto di alcune cose. Prima cosa, dovevamo ancora completare le migliorie estetiche del circondario. Inoltre, volevamo aprirci un varco qui per dare una maggiore visibilità della zona. Ora che abbiamo le spade di ferro, possiamo creare un riparo visibile con dei varchi laterali che ci permetteranno di fiacinare qualunque stronzo si avvicini troppo al muro. Naturalmente dobbiamo recuperare il materiale che abbiamo rotto. Molto spesso in hardcore è necessario conservare di tutto. Inoltre, ieri sera avevamo posizionato le sbarre e alcune volte ci è capitato di metterle due cazzo. Capitava senza renderci conto della cosa. Ed è un peccato sprecare questo materiale che ci siamo fatti un culo a tarallo nel tempio per procurarcelo, dove sicuramente torneremo in futuro, sia per raccogliere altre sbarre di ferro, che ce ne stanno molte, sia perché ci sono ancora materiali da poter raccogliere, tipo oro, ferro, pietre rosse, lapislazzuli, e abbiamo trovato anche alcuni diamanti e alcuni smeraldi, che per il momento non ci servono un bel amato cazzo, perché finché non troviamo un altro village non possiamo fare un baratto. Ma perché non usi la pala? Inoltre, abbiamo deciso di spianare un po' questo viaggio di terra, sia per impedire al nostro saltare, anche se non so se possono fare, sia per impedire agli scheletri di fiammiciarci la faccia stando in una posizione rialzata rispetto alla nostra posizione. Inoltre, avendo già troppa terra a disposizione, quest'altra terra si potrebbe magari prendere e buttare in mare, in uno specchio d'acqua, lag permettendo. Ma visto che il paradosso è fissato col riciclaggio, mi sembra più che giusto utilizzare questa terra per uniformare questo strato di territorio, anche se a me mi sembra una cazzata talmente grossa che non vale la pena neanche di commentarla. Comunque, tra le cose in programma per oggi, a parte riempire di terra le palle di quelli che ci vedono, uno dei progetti che avevamo già deciso di realizzare e di vedere se uno di questi cavalli che stanno in questo periodo girando molto da queste parti e che abbiamo prontamente spesso e volentieri dato grano, zucchero, vino e canotto, sono abbastanza abituati a noi da permetterci di salire in grotta e dopo con calma addomesticarli. Paradosso è fissato per questo bianco, mi ha dato un nome, Freccia del Nord, e non mi chiedete da dove è uscito perché non lo so. Allora vediamo. Sì, si fa ingruppare senza troppi problemi, senza troppe pretese. Quindi adesso sapete che facciamo? Andiamo a casa, prendiamo una sella delle quattro a nostra disposizione e possibilmente anche una bella armatura per il cavallo. Siccome è il primo, siccome non sappiamo se riusciremo a prenderne altri,
abbiamo pensato che l'armatura migliore per il nostro Dream Crawl Automato sia quella di diamante. E visto che di armatura di diamante ne abbiamo due e di ferro una, e probabilmente anche la bardatura d'oro dovremmo avere da qualche parte, se non ricordo male. Sì, diamante, bene. In totale potremmo avere, se tutto va bene, 4 cavalli con relative armature. Adesso, con molta tranquillità, ci dirigeremo verso la nostra cavalla. La chiamo cavallo perché se fosse un cavallo farsi mappare non è che sarebbe una cosa bella. Comunque, la nostra cavalla mi sembra desiderosa di farsi ingroppare bene. E infatti... stai mettendo anche cuoricini, quindi è innamorata. Per cui penso proprio che la potremo sellare a dovere e bardare con l'armatura. Ecco fatto. La nostra cavalla Freccia del Nord è pronta. Ora possiamo tranquillamente portarla nel recinto. Però c'è un problema. Come facciamo ad aprire le porte da fuori se non ci hai messo dei pulsanti o delle leve o delle pedane? Dovresti andarti a procurare dei pulsanti. Ah, devi già. Mi sa che l'hai posizionati nel punto sbagliato. Ora ci mettiamo un secolo a romperli. Cerca di posizionarlo esattamente dietro la testa del cavallo. Puoi farlo, non c'è problema. Visto? Nessun problema. Perché non riesci ad entrare? Ma fosse il tetto troppo basso, sbatti con la testa contro il muro. No, neanche di qua puoi passare. Ma non credo che sia il fatto che è basso, no? Questi 3 blocchi dovrebbe essere sufficiente. Allora... c'è qualcosa che non quadra. Allora, di qua... no, non lo puoi mollare, quello se ne va in giro. Houston, abbiamo un problema. Un problema che ha a che fare col cavallo. Niente qua passa. Ma è inutile che lo spingi, non ci passa, non vuole passare. Allora, dobbiamo trovare una soluzione. No, è inutile che lo spingi a mano, non ci passa. Allora, fai una cosa. Per il momento, lasciamolo qua il cavallo. Sì, però non puoi lasciarlo libero. Devi, quello se ne va a spasso. Meglio che metti 2 blocchi di pietra, perché questo salta. Mettene un paio, bloccalo qua. Ok, adesso dobbiamo riuscire a trovare una soluzione accettabile per il nostro problema. Prima cosa, leva questo cazzo di blocco che è piazzato davanti alla faccia. Cominciamo a operare in questo modo. Spero che seguirai i miei consigli perché in architettura sono abbastanza bravo. Prima cosa, rompi tutti i blocchi in alto e rialziamo questo arco di pietre. Aggiungiamo 2 blocchi, va bene? Penso che saranno più che sufficienti per equiparare te sopra il cavallo. Thank you.
adesso comincia a piazzare le torce. Poi, se puoi, sali ancora un po' più alto e piazza le torce anche in cima. Visto? Adesso hai tutta l'altezza necessaria per poter passare. Però, tra l'altro leva questi pulsanti da qui che è evidente che non servono a un cazzo. Ok, adesso bisogna dirigerci sul tavolo da lavoro e creare due leve. Le leve le metteremo all'esterno. In questo modo, quando arriveremo davanti al cancello, abbasseremo le leve e utilizzeremo il passaggio per entrare. Scenderemo subito da cavallo, torneremo fuori, abbasseremo le leve e poi partiremo dall'ingresso secondario per entrare. Penso che sia la soluzione più accettabile al nostro problema. Non ti pare? Stranamente stai seguendo alla lettera le mie istruzioni. Questo mi fa pensare due cose. Ho finalmente capito che io in certe situazioni ho più cervello di te. Se è vero, sta facendo notte, muoviamoci. Oppure stiamo solo a sussare le seconde in questo periodo. Ok. Adesso quello che penso è che le porte che si aprono dall'interno verso l'esterno non vanno bene. Sono porte d'acciaio. Resisti, calmati, ci abbiamo tutto il tempo di questo mondo, anche se no. Allora, mi prendi il piccone, sfonda i cancelli d'acciaio e mettili da fuori. No, non li puoi mettere da dentro per fuori, devi metterli per forza da fuori. Così quando passiamo le leve si aprono verso l'interno. Ok, sta arrivando dagli ospiti, meglio che ti muovi. Entra in fretta, stanno arrivando. Giusto in tempo. Lo sai, se stanno davanti al cancello di legno, becchi il cancello, non becchi loro. Fai una cosa, fiuccia il nemico con una bella freccia, si incazzano, entrano dentro e gli apri il culo facilmente. Ecco, hai visto? Ora, vai di colpo e ci siamo levati da qualche modo. Oh, porca puttana, ma quelli sono creeper. No, questi non li puoi attaccare, stanno vicino al recinto. Se esplodono, aprono un varco, entrano dentro e romperanno i coglioni. Lo sai già. Quindi, a questi hai solamente una scelta. O ti metti a correre e ti fai inseguire, oppure tiro il bersaglio. Stai un po' nervoso, stai un po' tremando, non ti preoccupare. Primo, no, non devi preoccupare perché ne stanno arrivando troppi. Sì, ho contato bene, sono uno là in fondo, uno qui, uno là sopra. Ne sono spawnati sei. Non puoi colpirli attraverso queste fessure nel muretto. Sono fessure fittizie. Mamma mia, pieno di creeper. E non è il problema che sono creeper, il problema è come muoiono. Esplodendo e quindi rompono i coglioni. Ecco, mi stanno arrivando anche due, bene. Se questi si incazzano, secondo me sarà una festa molto esplosiva. Lo vuoi capire che sono fessure fittizie? Questa parte ve la dovremo far vedere la prossima volta.